Avevamo chiesto ai ragazzi di rimanere con l'intensità mentale anche nel secondo tempo in questa partita e le ragazze, che dire, hanno risposto benissimo, avevano voglia di giocare, avevano voglia di divertirsi. Questo avevamo chiesto dal primo giorno di stage e quindi c'era proprio bisogno di questa dimostrazione davanti al nostro pubblico. 120 minuti ai quali arrivavamo sicuramente con qualche incognita, perché le assenze importanti che questa nazionale aveva dovuto affrontare rappresentavano un'incognita anche in virtù delle tante novità inserite in organico. Adesso però hai delle certezze in più come direttore tecnico e hai la possibilità di variare anche di più l'organico. Tante giovani che non solo sono state visionate nei raduni, adesso hanno anche giocato, hanno anche segnato e, come dicevi tu, si sono anche divertite con la maglia azzurra. È stata un'esperienza grande per loro e anche per noi. Io ho sempre sostenuto che l'Italia non ha un... Sappiamo che la situazione legata alla possibile qualificazione da migliore terza è veramente complicata. Intanto la Francia, che gioca davvero un altro sport, oggi ha battuto ancora in maniera larghissima la Slovenia, 41-22 se non vado errato il risultato finale della partita giocata in Francia. Slovenia che è venuta qui e comunque ci ha rifilato un passivo abbastanza pesante, quindi è ancora comunque una squadra con la quale abbiamo un margine difficile da colmare. Però gli scenari legati alla qualificazione da possibile migliore terza rimangono aperti. Noi colliamo un sogno, questo è un sogno che è giusto che le ragazze, noi come staff, noi come federazione possiamo cullare. Noi abbiamo fatto quello che volevamo fare, prenderci il terzo posto. Ci confrontiamo con le campionesse olimpiche, campionesse del mondo, ed è un confronto che può solo arricchirci. Anche abbiamo preso una bella lezione quando abbiamo giocato a Vilnev-Dask. Con la Slovenia secondo me potevamo stare un po' più vicini nel punteggio, ma è tutta una questione di quanto tempo abbiamo per lavorare insieme, per far fare esperienze a queste ragazze. Queste ragazze nella seconda partita, come tu, hanno fatto un piccolo step e vuol dire che qualcosa serve stare insieme, qualcosa vuol dire serve fare esperienza. L'esperienza è fondamentale e noi le abbiamo arricchite, noi siamo arricchiti come staff dalla conoscenza e dall'umanità di queste ragazze.